Ciao a tutti, belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video haul, un haul un po' mista. Ho comprato diverse cose in saldo, molti sconti, cose varie. Sarà un video misto. Iniziamo subito. Da che cosa iniziamo? Iniziamo da un paio di scarpe. Ne ho preso un paio io e un paio mio marito in questo negozio che si chiama Jedi, e abbiamo preso due paia di fila. Eccole qua, queste che ho preso io scontate, eccole scontate, pagandole 40 euro invece che non lo so, comunque le ho pagate in sconto 40, mi sembra invece di 60, 70, una roba simile. Adesso ve le faccio vedere nel dettaglio. Allora, ve le faccio vedere più nel dettaglio le scarpe. Sono queste della fila, eccole qui. Le ho prese da un negozio che vende solo articoli sportivi. Riuscirò a toglierle dalla scatola. Da un negozio che vende solo articoli sportivi, poi magari, si chiama GD. Adesso vi faccio vedere la busta. Anche Luca ha preso le scarpe qui, ma io le ho prese queste bianche e nere, eccole qua. E niente, insomma, sono queste che poi ho dovuto prendere pure un numero in più perché mi stavano stretti. Io di solito porto il 37, invece di questo ho dovuto prendere il 38. In realtà io vi ho messo anche un post su Instagram perché volevo prendere anche un altro paio di scarpe. La maggior parte di voi mi ha detto sì, quindi io ho fatto l'acquisto, e se riescono ad arrivare in tempo prima che pubblico questo video magari le aggiungo e ve le faccio vedere. Sicuramente in teoria dovrebbero arrivare in tempo perché oggi mi hanno detto che già le hanno spedite, quindi se riesco poi ve le faccio vedere direttamente, vi ripeto, in questo video, anche perché mi deve arrivare un altro pacchetto con un altro altri prodotti super super scontati di make up, e sicuramente ve le aggiungerò, così facciamo un video unico. E niente, insomma, queste sono le scarpe bianche, con tutte bianche con la scritta fila, e il nero in vernice. Poi invece Luca si è preso sempre un paio di fila pagandole 30 euro, cioè questo negozio veramente aveva super super sconti, pagandole 30 euro, e sono queste qua tutte nere invece di 60, 30 euro, sono tutte nere con la scritta fila. E niente, quindi abbiamo preso queste. Poi passiamo ai brochet. Ho preso diverse cose, va bene. In realtà nella busta di brochet c'è anche una bomba Lush che ha voluto Jacopo, e ha preso la Black Ninja di bomba che costa 7,50 euro. Non ve la faccio dire perché sennò la riempio di, mi riempio di luccichini e poi la sporco pure con le mani, visto che sto toccando tutto, e quindi una bomba di Lush. Poi che cosa ho preso da Yves Rocher? Da Yves Rocher scontato ho trovato il vecchio Monoi, perché adesso hanno fatto il nuovo. Non so se prima di questo video o dopo questo video vi pubblicherò, può darsi pure che ve lo pubblico prima, il video sul nuovo profumo al Monoi di Brochet, e ve lo confronto sicuramente con il vecchio. Ne erano rimasti solo 4 scontati, 12 euro, infatti l'ho pagato 12 euro e l'ho preso subito. Io ne ho uno quasi pieno, uno che mancano due dita, uno pieno, e mi sono ripresa anche questo qua perché poi non lo troverò più, visto che è andato fuori produzione. 12 euro, ho detto ok, lo prendo. Mi sono anche presa lo spray capillare effetto Monoi, spray capillare effetto beach, questo veniva 9,90, questo qua scontato l'ho pagato 9 euro. Dura, ho il suo profumo, e comunque di Monoi. Poi vi farò un video recensione con tutti questi prodotti al Monoi di Brochet e vi dico come sono. Ho preso pure il gommage corpo, questo qua, lo scrub corpo sempre al Monoi, anche questo 9,90, mi sembra 9,90, sì,
anche questo profumo di Monoi meraviglioso, quindi anche lo scrub. Poi che cos'altro ho preso? Ho preso la crema mani al cocco, volevo prendere anche l'acqua profumata al cocco, però il negozio veniva 10 euro, mentre sul catalogo viene 5 euro, e quindi ho detto alla mia amica Mary: ordinamelo tu, perché con cioè, 10 euro ne prendo due, è inutile prenderne una sola al negozio, tanto non è che ho tutta sta fretta. Questo qui pagato 2,99 euro, la crema mani al cocco, e mi hanno regalato in omaggio una maschera lisciante, effetto lisciante per capelli. Non saprei, insomma, questa qui era in omaggio, poi magari se la provo devo anche controllare l'inci, perché vedo che ci sono dei peg, dell'alcol, insomma devo controllarla e poi vedo se la utilizzo oppure no, visto che è scritto piccolissimo. Poi sono passata sempre di brochure, che ho preso da una mia amica. Avevo fatto l'ordine da una mia amica e poi ero passata in negozio, quindi da lei avevo ordinato questo shampoo doccia al Monoi, che poi è shampoo doccia, pensavo che era semplicemente bagno doccia, vabbè, comunque shampoo doccia al Monoi di Vrochy, al profumo di Monoi, come tutta la linea. Perciò vi ho detto, vi faccio un video dove vi parlo di tutta questa linea al Monoi. Ho preso il nuovo profumo di Monoi che ho già provato, che sto testando, lo indosso proprio oggi, però vi voglio fare un video recensione proprio dedicato dove vi parlo di tutte e due e vi dico secondo me le differenze quali sono. Non so se lo vedrete prima o lo vedete dopo. Se lo vedete prima, poi magari vi lascio il link giù sull'info box, vediamo, c'è probabilità che magari ve lo registro domani, dopodomani, visto che già sto testando il profumo. E in omaggio questa pochettina con gli occhiali, guardate quanto è carina questa pochettina con gli occhiali, era in omaggio se dal catalogo si prendeva. Io ho preso lo shampoo e il bagno doccia mi sembra 5 euro e il profumo 16-17, dal catalogo 17, invece il negozio è tutto scontato del 40, ma non c'era neanche questo, era penso terminato, non gli era ancora arrivato, e quindi ho preso questo vecchio che io adoro, amo, come sapete stramo e lobo. Poi sono passata da Sephora perché mi serviva la beauty blender, che ho preso, c'era in questo colore viola, eccola qui, bianca, rosa, viola, in tutti questi colori. Questa vabbè, prezzo normale, non c'era nessuno sconto, e ho preso la beauty blender. Poi che cos'altro ho preso? Ho preso in un'altra profumeria, perché mi serviva, visto che lo sto amando, non è più, non ha buon inci, ma lo utilizzo tantissimo, è l'Instant Anti-Age Cancella Età, il correttore, questo è nella colorazione Fair 03, nella colorazione 03 ne avrò terminati già 3 di questi correttori, se non 4, pagato 6,50 euro mi sembra, vediamo, Mallardo, 6,50 euro, esatto, 6,50 euro, e lo prendo sempre in questa profumeria che si chiama Mallardo, perché ce l'ha 6,50 euro, ottimo prezzo, massima resa, lo adoro e lo lovo. Poi che cos'altro ho preso? Sono stata da Yamamay all'outlet di Yamamay e ho preso due reggiseni, uno blu e uno beigiolino, diciamo così, pagandoli 9,90 euro, infatti ho speso 19,90 euro da Yamamay. Questo blu sono uguali, uno è blu e uno è beige. Questo è beige, venivano 9,90 euro invece che 19,95 euro, quindi proprio la metà, e li ho presi io di solito ultimamente, vabbè, a parte che utilizzo solo ed esclusivamente questi di Yamamay perché mi trovo bene, ma vado sempre all'outlet perché li prendo quasi sempre scontati o del 50 o del 70.
Poi, che cos'altro vi volevo far vedere? Vi volevo far vedere, poiché ci sono stati gli sconti dal 18 di maggio fino al 31 della Yankee, c'era tutta al 30%, ho preso un po' di cosine e vi faccio vedere quelle che ho preso. Al 30 in negozio ho preso la Camellia Blossom, eccola qui che mi piace un sacco. Se vi ricordate vi avevo anche parlato di che avevo un motivo, se non mi sbaglio. Non mi ricordo, questa veramente è buona 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 e l'ho presa con lo sconto del 30, pagandola 20 euro più o meno, 20 euro e qualcosa, insomma, giù di lì. Poi invece ho fatto un ordine online perché non c'erano queste altre fragranze che volevo, e sono le fragranze estive e che volevo proprio prendere, e sono la Calamansi Cocktail, sempre 20 euro ovviamente perché erano scontate del 30, ho preso tutte già le grandi, la Calamansi che profuma di arancia, mandarino e arancia praticamente, intenso, veramente un intenso profumo di agrumi. Poi ovviamente vi farò sicuramente un video aggiornamento sulle Yankee, perché vi ho fatto un video, ma l'ho fatto sulle Guisse e sulle Village, vi farò sicuramente, perché poi ne avevo prese alcune che non vi ho fatto vedere, vi farò un video aggiornamento sulle Yankee e ve ne parlerò e vi dirò come le trovo. Poi ho preso la Water Garden, eccola qui, la Water Garden, che sembra che profuma quasi di pulito, ha una profumazione saponosa. Queste sono tutte le fragranze estive, ovviamente limited edition, che troviamo solo per l'estate e poi non riusciamo più a trovarle. E poi che cos'altro ho preso? Ho preso la... questa che era una limited edition dello scorso anno, che ho trovato sempre su questo sito, che è una returning perché c'era già stata, e la Rainbow's End, eccola qua, sempre pagata 20 euro, la cercavo da un po', l'ho trovata in sconto e quindi l'ho presa, sempre con questa profumazione un po' di pulito e leggermente saponosa. Ce n'era anche un'altra che non vedo, che adesso vado a prendere, che è la Honey. Questi votivi che sono la Garden Picnic, perché la volevo provare, che è un'altra limited edition dell'estate. Mi sono presa una Garden Banksia perché questa non si trova più, è una fuori produzione, avevo delle tarte, vorrei prendere la giara se quando la troverò, perché veramente mi piace veramente un sacco. E poi sempre in sconto, e poi il Black Coconut che volevo provare per capire se poi magari prendere la giara grande oppure no. E in omaggio al negozio mi ha inviato questo car, praticamente la Midnight Jasmine per l'auto. Noi ne abbiamo già uno alla vaniglia, questi non profumano ma servono semplicemente a catturare gli odori. Ma c'è anche un'altra giara che adesso non vedo. L'avevo lasciata nell'altra stanza ed è la Sweet Honey Comb, vi ripeto, tutte con scontate del 30%, quindi pagate tutte 20 euro. La Sweet Honey Comb mi piace perché questa qui l'ho lampadata, non ho resistito e l'ho lampadata, e devo dire che mi piace. Poi vi ripeto, ve ne parlerò bene quando le avrò provate e testate tutte, e quando vi farò vedere anche le altre che ho preso precedentemente, perché alcune le ho prese da privati, altre le ho prese, la maggior parte ho preso tutte fuori produzione tranne queste, e quindi ve le faccio vedere in un video apposto. E nulla, io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ditemi se il video vi è piaciuto, e nulla, ditemi se il video vi è piaciuto, ditemi se le cose che ho acquistato vi piacciono, se avete qualcosa da consigliarmi, che volete insomma consigliarmi da acquistare. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!